Ciao ragazzi, partiamo con questo nuovo anno parlando di servizi email non reply. Vediamo quindi come poterli configurare all'interno della nostra infrastruttura per poter inviare notifiche sullo stato di salute dei nostri sistemi, sulle attività di monitoraggio in senso generale, oppure per tutti quei servizi lato utente come potrebbe essere ad esempio lo scan to mail. Il tutto in modo completamente centralizzato, sicuro e allo stesso tempo gratuito. Un servizio email non reply non è altro che una mailbox utilizzata per poter inviare informazioni agli utenti e che non accetta quindi risposta. Ovviamente esistono diversi modi per poter configurare un servizio non reply all'interno della nostra infrastruttura. Noi oggi utilizzeremo un software open source che si chiama HMail Server, il quale ci consentirà di creare un SMTP interno alla nostra rete, che avrà la funzione di mail relay e potrà autenticarsi in modo sicuro sul nostro sistema di posta, magari andando a specificare una singola VLAN nella quale abbiamo i nostri sistemi di gestione. Potremmo poi decidere di integrarlo all'interno della suite Microsoft 365, andandolo a collegare ad una shared mailbox ed evitando così di pagare una licenza aggiuntiva per il servizio non reply. Spostiamoci quindi nella nostra infrastruttura per poter configurare questo servizio. L'infrastruttura che utilizzeremo nel nostro caso è composta da questo domain controller sul dominio michelevese.corp e poi un server unito a questo dominio, appunto, che utilizzeremo come gestione servizi. Su questo server, ad esempio, c'è installato il sistema di backup, più la parte legata alla gestione degli eventi, i quali poi collegheremo al nostro SMTP interno per poter generare delle notifiche da poter inoltrare sia all'interno dell'organizzazione, quindi su mailbox della stessa azienda, oppure all'esterno, nel caso in cui noi abbiamo necessità di inoltrare, queste notifiche anche a partner che cooperano con noi nella gestione dell'infrastruttura. Come prima attività andremo ad installare il nostro HMail Server, potete quindi scaricarlo dal sito hmailserver.com. Si tratta di un vero e proprio mail server open source. Noi però lo utilizzeremo semplicemente per fare appunto un relay sul nostro SMTP pubblico in modo da gestire l'authentication in maniera centralizzata all'interno di questo unico software. Quindi basta andare su Download, scaricare l'ultima versione considerata stabile ed installarla sul vostro server. Ricordo che, essendo una piattaforma open source, è sempre bene dare un contributo per consentire, lo sviluppo, gli aggiornamenti e il supporto, di queste soluzioni. Possiamo quindi procedere con l'installazione di default del software. Utilizzerò un database integrato. SQL, inserisco una password di accesso al sistema. Quindi vedete che si tratta di un'installazione molto semplice e veloce. Apriamo quindi il sistema collegandoci al localhost, quindi alla macchina su cui stiamo lavorando. Inseriamo la nostra password e questa è la sua interfaccia di gestione. Per quanto riguarda la nostra attività, basterà andare su Settings, Protocols e abilitare esclusivamente SMTP perché appunto POP3 e IMAP in questo caso non ci interessano. Andiamo all'interno del protocollo SMTP e qui dovremo andare a configurare appunto i parametri nel delivery of email. Il primo parametro da inserire è proprio il nome dell'SMTP interno che noi vogliamo utilizzare nella nostra infrastruttura. Quindi in questo caso l'hostname corrisponderà al nome del server sul quale installiamo HMail Server. Questo server attualmente si chiama eservi01.michelevese.corp, ma se volessimo avere un nome più indicativo del servizio stesso, potremmo tranquillamente spostarci all'interno del DNS, quindi andiamo sul domain controller, e potremmo quindi decidere di creare un alias di questo server. Quindi vado su DNS, nella zona chiaramente che ricopre il dominio che stiamo utilizzando, e qui potete quindi creare un nuovo alias del server 01 chiamandolo appunto magari o SMTP oppure relay.michelevese.corp, l'FQDN chiaramente viene popolato automaticamente. Qui ci andiamo a specificare di quale server vogliamo l'alias e quindi selezioneremo server 01. Quindi attualmente relay.michelevese.corp diventerà così il mio SMTP interno, raggiungibile esclusivamente dalla mia rete interna. Quindi ho creato quest'alias, potete tranquillamente spostarvi nuovamente sul vostro server, HMail Server, provare a fare un ping verso il nome relay per vedere appunto se risponde correttamente.
Come localhost name quindi andremo a riportare relay.michelevese.corp. Qui invece dovremo andare a riportare il nome del nostro SMTP pubblico che il nostro provider, chiaramente il nostro provider email, ci ha fornito nel momento in cui abbiamo effettuato la nostra sottoscrizione. Nel caso di, ad esempio, Microsoft 365, noi possiamo tranquillamente utilizzare l'SMTP di Microsoft con la porta, chiaramente in sicurezza, non lavorando in chiaro sulla 25 ma sulla 587, e andando poi a specificare l'authentication necessaria per poter accedere al nostro SMTP. L'SMTP sarà smtp.office365.com sulla nostra porta 587, che appunto richiede una cifratura nella connessione. Qui flaghiamo sicuramente la richiesta di authentication per poter accedere al nostro SMTP pubblico con l'obbligo del protocollo TLS. A questo punto dovremo solamente inserire un nome utente e una password di una mailbox che abbiamo creato all'interno del nostro sistema di posta. Quindi nel caso di Microsoft 365 dovremo andare all'interno del nostro tenant, creare una nuova mailbox e poter configurare quindi nome utente e password per potersi autenticare sull'SMTP. Nel mio caso specifico, andando all'interno della mia subscription Office 365, aprendo così l'interfaccia dell'Exchange Online, vedete che io ho acquistato esclusivamente una singola casella email, quindi una singola licenza, che è info@michelevese.it. Non ho altre licenze attive, quindi per poter configurare ad esempio un servizio di no reply dovrei creare una nuova mail, acquistare quindi una nuova licenza e così andarla a configurare nome utente e password per accedere al servizio di authentication su SMTP. Potrei in alternativa decidere di creare una shared mailbox, quindi nella parte delle cartelle condivise, chiamarla proprio no reply, adesso io l'ho già creata. Potrei ad esempio andare all'interno della delega su questa mailbox e assegnare dei permessi di accesso completo oppure di invia come all'unica mailbox che attualmente è attiva, che è info@michelevese.it. Una volta creata questa shared mailbox e assegnati i corretti permessi a una casella esistente, posso andarla ad utilizzare nella mia infrastruttura senza dover acquistare licenze specifiche, perché appunto le shared mailbox non hanno bisogno di licenze per poter essere utilizzate, ma possono essere agganciate a mailbox reali esistente, come nel nostro caso di info@michelevese.it. Possiamo quindi tornare all'interno del nostro mail server e andare a specificare quindi un nome utente e una password che abbia l'autorizzazione sulla mailbox no reply. In questo caso l'abbiamo data ad info@michelevese.it. La password chiaramente sarà cifrata in tutte le comunicazioni che ci saranno tra l'SMTP privato e quello pubblico, in questo caso appunto di Office 365. Un'altra attività che potremmo configurare per lavorare sempre in sicurezza all'interno di queste comunicazioni è il fatto di poter andare all'interno delle opzioni avanzate e nei range IP, chiaramente salviamo i cambiamenti, e vedete che qui troviamo i range a livello di network che sono appunto autorizzati a poter comunicare con questo SMTP privato che ho creato nella mia infrastruttura. Beh, in questo caso io dovrei andare ad aggiungere magari l'unica VLAN autorizzata ad accedere a quel tipo di comunicazione, potrebbe essere ad esempio la VLAN utilizzata nei nostri server, e in questo caso vedete noi lavoriamo all'interno della rete 10.139.0.0/24. Vedete che questa è la rete dei server che stiamo utilizzando e potrei quindi andare a specificare come range my network, priorità, gli potremmo assegnare una priorità alta, quindi dall'IP 10.139.0.1 all'IP 10.139.0.2.54. Qui chiaramente possiamo poi andare ad escludere connessioni che non sono interessate in questo flusso di comunicazione come POP3 e IMAP, oppure antivirus, eccetera, eccetera. Possiamo andare a rimuovere ciò che non è necessario e abilitare quindi l'SMTP nel nostro caso. Tornando quindi all'interno dei range IP, potremmo addirittura eliminare quindi questo range internet, perché appunto non è necessario, lasciare quindi il localhost, in questo caso se stesso, ma chiaramente che è già incluso all'interno del range 010254 delle reti che stiamo utilizzando. Poi con la priorità potete decidere quale ha priorità più alta, più bassa, e quindi poter abilitare più VLAN all'interno di questo flusso dati. Bene, possiamo chiudere il nostro HMail server
e possiamo quindi testarne il funzionamento. Un esempio classico potrebbe essere quello di andare all'interno dei nostri sistemi di monitoraggio dell'infrastruttura, di gestione degli eventi e configurare l'SMTP in questo caso che abbiamo creato internamente. Quindi come mail di destinazione, quindi alla quale verranno inviate queste informazioni periodicamente o a fronte di un evento, andiamo a mettere una mail qualunque, anche una mail esterna all'organizzazione, anzi è proprio questo il vantaggio di avere un authentication sull'SMTP, possiamo quindi utilizzarlo per inviare a chiunque sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. Quindi utilizzo la mia mail Gmail. Come SMTP server abbiamo detto possiamo utilizzare quello interno, quindi relay.michelevese.corp. Perché? Perché appunto questo indirizzo può essere raggiunto sicuramente da questa macchina perché si trova all'interno della VLAN 10.139.0.0/24. Porta 25 va bene perché stiamo lavorando all'interno, non abbiamo bisogno di andare a cifrare anche all'interno il traffico. L'importante è che questo server andrà ad autenticarsi sull'SMTP di Microsoft utilizzando la porta 578 che abbiamo configurato sull'HMail server. Come indirizzo di origine è qui che possiamo mettere il nostro no reply@michelevese.it. Non c'è bisogno di andare a configurare altro, di inserire la password all'interno di questo software specifico perché appunto è questo server che andrà a fare l'authentication sull'HMail server. Posso configurare tranquillamente come indirizzo emittente la casella no reply perché appunto la mailbox info che ho configurato nell'HMail server in questo caso ha i diritti di full access e di invia come sulla shared mailbox no reply. Facciamo subito una verifica, mi dice che il sistema ha inviato una mail di test e vediamo che la mail arriva, vedete, su un indirizzo esterno, su Gmail, senza problemi dall'indirizzo no reply. Allo stesso modo potremmo decidere di configurare lo stesso indirizzo nel nostro sistema di backup. In questo caso stiamo utilizzando questo programma freeware a scopo dimostrativo. Vedete che nella parte di configurazione dei job di backup, nelle varie opzioni, noi possiamo andare a configurare tutto ciò che è legato alle notifiche. Quindi come destinatario andiamo a inserire sempre michelevese.gmail.com. Come sender, quindi come emittente, andiamo sempre a inserire il nostro no reply @michelevese.it, quindi sul nostro dominio. In questo caso il nostro SMTP è sempre lo stesso, relay.vese.corp, raggiungibile solo dall'interno, porta 25 ok, qui non abbiamo bisogno di fare authentication perché è l'HMail server che la fa. In questo caso possiamo arricchire la notifica con allegati relativi al backup effettuato. Proviamo ad eseguire il backup velocemente, ci impiegherà pochissimo perché c'è solo la cartella documenti che ha pochissimi file all'interno. Qui è la fase in cui c'è l'invio della notifica e anche in questo caso riceviamo la mail di backup completata con successo con i vari allegati che abbiamo configurato sempre da nonreply@michelevese.it. Per poter completare effettivamente la configurazione di un servizio non reply potremmo andare in questo caso all'interno della piattaforma Microsoft 365, ma è possibile farlo su qualsiasi provider email, ed andare a configurare nella parte relativa all'Exchange Online una risposta automatica per rifiutare i messaggi in ingresso sulla mail no reply. Quindi in questo caso potremmo andare nel flusso di posta, creare una nuova regola, la chiamiamo no reply, applica questa regola solo se il destinatario è in questo caso la nostra shared mailbox no reply. Scegli un'opzione, quindi rifiuta il messaggio ed includi una spiegazione. La spiegazione, in questo caso potremmo scrivere, questo è un indirizzo di non reply, non accetta messaggi, eccetera. Facciamo ok, salva. Quindi in questo caso, qualsiasi utente dovesse rispondere a questa mail di non reply, il sistema andrebbe a notificarlo con il messaggio che abbiamo specificato nella regola del flusso di posta. Ripeto, questo è per quanto riguarda Microsoft 365, ma è possibile configurare delle regole su qualsiasi provider email che trovate sul web. Possiamo quindi provare, faccio un rispondi da questa mail. Ok. A questo punto il sistema dovrebbe risponderci con una mail da Postmaster indicando il messaggio che abbiamo specificato nella regola e quindi questo è un indirizzo di no reply. Da questo momento quindi potete utilizzare per le notifiche della vostra infrastruttura questo SMTP interno che avete configurato su questa macchina e la mail di no reply come mail mittente delle notifiche.
Come dicevamo prima, anche a livello di servizi utente, come potrebbe essere lo scan to mail, è possibile quindi andare su tutte le vostre stampanti only one, che appunto hanno la funzionalità di scanner, configurare l'SMTP interno, in questo caso relay michelevese.corp, e andare quindi a specificare indirizzo mittente no reply senza dover indicare password direttamente all'interno delle vostre macchine. Questo ha dei vantaggi sia in termini di sicurezza locale sui vari dispositivi nei quali noi vogliamo configurare un servizio di notifica email, perché appunto non andiamo a specificare una password direttamente sull'apparato in locale, ma semplicemente andiamo ad indicare un indirizzo SMTP interno con una mailbox che poi andrà a fare authentication direttamente tramite questo relay. In aggiunta a questo, io potrei decidere in qualsiasi momento di aggiornare la password legata all'account info@michelevese.it, che sto chiaramente utilizzando in questo momento per fare authentication sull'SMTP pubblico. Basterebbe andare, nel mio caso, su Microsoft 365, fare un aggiorna password e riportare la stessa password nell'HMail server. Beh, automaticamente tutti i sistemi e i device, come potrebbero essere ad esempio le stampanti Only One, che puntano all'SMTP interno relay.michelevese.corp, riprenderebbero a funzionare senza dover accedere localmente su ogni apparato, su ogni servizio, perché appunto l'authentication è gestita a livello centralizzato. Diamo uno sguardo rapido alla parte legata al logging, quindi abilitiamo esclusivamente i log relativi alle comunicazioni SMTP, salviamo, proviamo ad inviare nuovamente un messaggio di test utilizzando l'SMTP interno. Adesso questa mail dovrebbe arrivare sull'account Gmail. Se proviamo a fare show logs, e vedete che nel log sono riportate una serie di informazioni come lo stato dell'authentication, lo stato dell'invio, così come la mail di destinazione, la mail di origine e così via. Ed infine basterà verificare se la mail è stata ricevuta o meno. Bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata, fatemi sapere se il video vi è piaciuto ed eventualmente trovate tutti i riferimenti tecnici e dettagli nella descrizione in basso.